abbiamo scritto questo libro parlando dei Florio, di una famiglia siciliana che ha reso grande la nostra isola e ha dato uno splendore mai visto prima. E due personaggi che appartengono a questa famiglia, Franca Florio e Vincenzo Florio, ne sono due esponenti e che rappresentano proprio due miti da tenere sempre in evidenza, uno per quanto riguarda le competizioni automobilistiche, l'altra una donna che ha reso grande la Sicilia, una donna che è stata e che continua ad essere un emblema per la donna siciliana, una donna che ha dato un volto europeo alla donna siciliana. E con questo libro speriamo di poter trasmettere ai giovani e soprattutto dargli quella possibilità di credere che nella nostra terra si può effettivamente lavorare e lavorare bene e che possano loro, emulandoli, trasformare la nostra terra in uno splendore non ancora più visto da allora. Questo è il terzo libro che io scrivo a quattro mani con Carmen Zanda. L'idea di scrivere questo libro sui Florio ci è venuto mentre facevamo delle ricerche sulle donne di Sicilia, perché il libro precedente che abbiamo fatto e l'altro ancora era i Borbori in Sicilia, Palermo, Figuzza e dintorni. Facendo delle ricerche sulle donne ci siamo scontrati con Franca Florio, che è stata una donna eccezionale, non solo per i suoi tempi ma lo sarebbe anche oggi. E allora abbiamo deciso di scrivere insieme questo libro su Franca Florio. Ci siamo poi volute ampliare perché da Franca siamo passati a Vincenzo, il cognato, che anche lui è un mito di Sicilia in quanto che è quello che ha creato la famosa targa Florio, famosa, mitica, che quest'anno ha compiuto i 100 anni.